Oggi cominceremo e spero termineremo le modulazioni angolari. Nelle modulazioni angolari, come dice la parola stessa, il messaggio da trasmettere a MT va a modulare, a cambiare l'angolo della portante. Quindi la sua frequenza o la sua fase. L'ampiezza rimane però costante. Il segnale trasmesso ha questo aspetto. E come vedete, il messaggio informazionale modula questa funzione qui, finiti. L'equivalente passo a basso ha questo aspetto. Moltiplica il video per radice di 2, il coseno diventa elevato a f di t e la portante elevato a tutti i grigo i f di t. Di conseguenza questo è l'equivalente passo a basso di quel segnale passo a bando. Come vedete, ampiezza costante e fase che varia secondo il messaggio. Questa quantità qui dentro si chiama fase istantanea della portante. Fatemela chiamare F con i. Dove P dice I, ricorda che è istantanea, istante per istante, dipende dal tempo. Se poi dividete per 2π greco e ne fate la derivata, divido per 2π greco e faccio la derivata, rimane la frequenza istantanea, che se è costante è soltanto FC, se questa frequenza varia, varierà. La derivata della fase rispetto al tempo diviso per 2π greco è la frequenza. Fatemi chiamare F con i. E questo è vero sempre, se io ho un coseno, l'argomento del coseno è la fase, e se derivo e divido il 2π greco, ottengo la frequenza. Questo è vero sempre. Nel caso di modulazioni angolari, i due formati di modulazione più comuni sono la modulazione di fase, chiamata PM, phase modulation, e la modulazione di frequenza, chiamata FM, frequency modulation. Badate, come la M è quella che proprio vedete nella stereo della vostra auto, la FM è esattamente quel formato di modulazione che trovate nello stereo della vostra auto. FM sta per frequency modulation. Nel caso della frequenza della modulazione di fase è la deviazione di frequenza istantanea questa è la frequenza istantanea. Questa è la deviazione di frequenza istantanea, perché vi dice quanto va devia da questa. Nel caso di modulazione PM, la deviazione di frequenza istantanea φ di t uguale φ con i di t meno 2π greco fc t uguale z deviazione di fase istantanea è proporzionale al messaggio da trasmettere attraverso un coefficiente di proporzionalità che si chiama indice di modulazione. Nel caso di modulazione FM, quello che è
proporzionale al messaggio è non la deviazione fase istantanea, ma la deviazione frequenza istantanea. Quindi è uno su 2 pi greco dφ su dt, che è essenzialmente la frequenza istantanea meno la portante, ed è la deviazione di frequenza istantanea, che è proporzionale al messaggio da trasmettere. Scusate, prima ho detto si chiama indice di modulazione, ma questo è costante di deviazione fase, costante di deviazione frequenza, non indice di modulazione. Queste due costanti di proporzionalità, Kp per ricordarmi che è relativa ad Pm, Kf per ricordarmi che è relativa ad Fm, si chiamano costanti di deviazione di fase e di frequenza rispettivamente. Insomma, in uno il messaggio modula la fase, nell'altro il messaggio modula la frequenza. Quindi se volessi andare a rappresentare la fase, la deviazione di fase istantanea, allora nel caso di modulazione Pm questa sarebbe proporzionale al messaggio. Invece nel caso di modulazione Fm è la frequenza che è proporzionale al messaggio. Di conseguenza la fase, che è l'integrale della frequenza, sarà proporzionale all'integrale del messaggio. 2 pi greco volte, perché dovete trovare la fase istantanea nel caso di modulazione Fm, quindi moltiplicare 2 pi greco e integrare. Viceversa, la frequenza, la deviazione di frequenza istantanea, è per il segnale modulato in Fm proporzionale al messaggio. Seconda riga. Per quello modulato in Pm, allora è la fase che è proporzionale al messaggio. Di conseguenza la frequenza, che è la derivata della fase, sarà proporzionale alla derivata del messaggio. Quindi 1 su 2 pi greco Kp derivata del messaggio. Questo mi fa capire semplicemente che se uno ha a disposizione un modulatore, ad esempio quello Pm, può realizzare entrambe le modulazioni, perché se può realizzare una modulazione Pm avendo a disposizione un modulatore Pm, basta che dà il messaggio alla fase. Se invece vuole realizzare una modulazione Fm utilizzando un modulatore Pm, basta che l'ingresso gli do l'integrale del messaggio. Chiaro? Così la fase cambia con l'integrale del messaggio e dunque la frequenza cambia con il messaggio, cioè modulazione Fm. Scrivo qui. Se ho un messaggio M di T e ho a disposizione soltanto un modulatore Pm,
posso ottenere una modulazione PM mandando un ingresso al modulatore che ho a disposizione, oppure farne un integrale e poi mandare un ingresso al modulatore PM. In questo caso realizzo una modulazione FM. Per lo stesso motivo, riguardo questo, se ho a disposizione un modulatore FM e voglio fare una modulazione FM, basta che do il messaggio in ingresso a un modulatore FM, avrò una modulazione FM. Se voglio invece realizzare una modulazione PM tramite un modulatore FM, basta che gli do in ingresso la sua derivata. Allora, ho realizzato una modulazione PM, perché se gli do in ingresso la derivata, il modulatore FM fa l'integrale all'ingresso, l'integrale della derivata dal messaggio stesso, e quindi in quel caso il messaggio modula fase, cioè una modulazione di fase. Tutto questo a dirvi che se ho un modulatore posso realizzare entrambi i formati di modulazione, utilizzando un derivatore o integratore a seconda di quello che mi serve. Stessa cosa in demodulazione. In ricezione, se ho un modulatore, posso fare entrambi i demodulatori. Basta far seguire poi dopo un integratore e derivatore in caso di necessità. Giusto per darvi un ulteriore esempio, vi faccio vedere un disegnino in cui mettiamo due possibili segnali, un messaggio M con 1 e T che può essere costante a tratti. Bene, se io ho questo messaggio, che è un gradino, quindi 1 fino a qui e poi diventa meno 1, che aspetto avrebbe il segnale modulato in FM? Guardiamo lì sopra, è un segnale a ampiezza costante, è un coseno, la cui frequenza varia attorno a FC. E in particolare, se il messaggio fa 1, avrò una frequenza aggiuntiva garantita dal messaggio, perché qui farei l'integrale di 1, che è una costante, che fa costante per tempo. 1 è positivo, avrò costante per tempo positivo. Nella fase, costante per tempo si chiama frequenza. Essendo positiva, ho una frequenza maggiore di quella che avevo prima. Prima avevo FC e ora FC più qualche altra cosa di positivo. Perché il segnale fa 1 e integrato fa 1 per tempo, cioè una frequenza positiva. Quindi, in questa zona, avrò un coseno a una certa frequenza, più grande di FC. Da qui in poi diventa negativo il segnale, l'integrale di una costante negativa fa meno costante per tempo e quindi avrò una frequenza negativa. Il segnale è sempre un coseno ma a frequenza più piccola di FC. Ecco che aspetto avrebbe il segnale modulato in FM quando il segnale di ingresso al modulatore è questo qui. Come vedete, sto modulando la frequenza, segnale positivo, frequenza più fitta, segnale negativo, più alta,
segnale negativo frequenza più bassa. Sto modulando, cambiando la frequenza del segnale portante, in accordo col messaggio e informazione da trasmettere. E se invece facessi una modulazione di fase? Bene, in quel caso allora sarebbe la fase a cambiare in accordo al messaggio. Qui avrei una fase costante, e quindi avrei un coseno a frequenza FC con una certa fase. Arrivati qui, il messaggio cambia e dunque deve cambiare la fase del coseno. Ma la frequenza rimane alterata. E magari qui la fase cambia a 180 gradi e quindi invece di continuare in alto riparte da qui. Stessa frequenza. Nella prima parte il messaggio era positivo e faceva 1, quindi una fase costante. Nella seconda un'altra fase. C'è una discontinuità di fase, chiaramente. Qui il messaggio è cambiato segno, quindi cambia a 180 gradi la fase. Voglio confrontare questa situazione con quella in cui io faccio l'integrale del messaggio di sinistra e lo chiamo M2 questo segnale. Questo punto le ampiezze neanche servono, fanno solo casino nel grafico. Se il secondo messaggio voglio disegnare lì è l'integrale del primo, vuol dire il primo è la derivata del secondo. Qui, per ricordarmelo, scrivo che questo primo messaggio è la derivata del secondo. Se integro una funzione costante a tratti, l'integrale sarà una retta con coefficiente angolare positivo fino a qui e poi una retta con coefficiente angolare negativo fino a qui. E quindi sarà un triangolo. Se volessi di nuovo disegnare il segnale modulato in TMFM quando il segnale ingresso è M2 invece che M1, cosa otterrei? Bene, nel caso di modulazione FM questo segnale va a modulare la frequenza. Che succede? La frequenza sta, la deviazione frequenza, quindi rispetto a FC, sta crescendo, cresce e poi decresce. Quindi parto da una frequenza che si chiama FC e poi dopo la frequenza cresce e diventa sempre più fitta e poi decresce di nuovo e torna a FC. Cioè quello sta scritto qui. Il messaggio modula la frequenza. Qui il messaggio sta crescendo e quindi la frequenza deve crescere. Da FC cresce fino a questo punto, al suo punto massimo. Poi il messaggio decresce, siccome il messaggio modula la frequenza deve decrescere. Anzi, la deviazione di frequenza. Deviazione rispetto a F con C. Quindi parte da F con C e cresce, e poi decresce e ritorna a F con C. FM. Se invece dovessi modulare in PM questo segnale, allora cosa avrei? Che la fase cresce linearmente e poi decresce linearmente. Ma una fase che cresce linearmente significa una frequenza positiva e una fase che decresce linearmente significa una frequenza negativa. Vuol dire che io, nel lato di sinistro, ho una frequenza un po' più fitta di F con C e nel lato destro ho una frequenza un po' meno elevata di F con C.
Quindi, come vedete, questi due segnali sono equivalenti. E vi dimostro ancora una volta che io posso fare entrambe le modulazioni con un unico modulatore. Basta anteporre un derivatore e un integratore. E quindi, alla stessa maniera, posso fare entrambi i demodulatori con un unico demodulatore. Basta posporre in questo caso un derivatore o un integratore, a seconda di quello che serve. Va bene. Facciamo un esempio. Un esempio estremamente semplice. Talmente semplice che non viene mai realizzato nella pratica. In cui il messaggio da trasmettere è un tono sinusoidale puro ad ampiezza A e frequenza FC FM, scusate, FC è la lettera che abbiamo utilizzato per la portante. È un esempio perché uno non trasmetterebbe questo segnale, perché questo segnale non porta alcuna informazione. Ampiezza costante, frequenza costante, non varia proprio nel tempo, non porta informazione, quindi non verrebbe mai trasmesso un messaggio del genere. È solo però per avere un'idea di che aspetto ha il segnale modulato quando questo è il segnale trasmesso. Beh, allora, nel caso di modulazione PM, il segnale modulato XT è ampiezza da portante, coseno in 2π greco FCT, e poi dopo la fase, la direzione di fase istantanea è proporzionale al messaggio, quindi KP per il messaggio. Ecco che aspetto ha il segnale modulato in PM quando quello è il messaggio. Ho ricopiato la riga di sopra, in cui al posto della direzione di fase istantanea φ ho messo la sua espressione, cioè KP per il messaggio. Questa quantità qua gli do un nome, beta P, che si chiama indice di modulazione. Lo definiremo a breve, ma per questo esempio qui si riduce a quella costante lì davanti. Nel caso invece di modulazione FM come vedete la fase istantanea è proporzionale all'integrale del messaggio. Fortunatamente l'integrale del coseno è facile, si chiama seno, diviso 2π greco f1m, che semplifica 2π greco qui. E quindi rimane k diviso f con m. Quindi i due segnali hanno lo stesso aspetto, perché seno e coseno sono la stessa cosa, c'è cioè soltanto la rotazione π greco mezzi, che è comunque una fase costante che potrei mettere al di fuori, ma hanno lo stesso aspetto, e anche in questo caso vedo che questo termine qua, sinusoidale, moltiplica una costante qui davanti, chiamo beta con f questa volta, ed è l'indice di modulazione per la modulazione frequenza.
questo esempio, che possiamo anche dimenticarci ora, mi dà modo di dare una vaga idea del perché le costanti indice modulazione di fase di frequenza vengono definiti proprio in questa maniera. L'indice modulazione di fase, per una modulazione di fase, beta con P, è definito come la costante di elezione di fase per il massimo del messaggio in modulo. Infatti qui il messaggio era coseno, il suo massimo valore in modulo è proprio l'ampiezza che coseno A si trova. Mentre l'indice di modulazione nel caso di modulazione di frequenza, beta F, è definita come la costante di elezione di frequenza per il massimo del messaggio diviso la banda del messaggio stesso, quindi W in questo caso è la banda del messaggio. Infatti si trova con questa costante qui, perché abbiamo KF per il massimo del messaggio, era un coseno cui il massimo valore in modulo è proprio l'ampiezza del coseno A, divisa F con M, ma F con M era la frequenza col coseno e quindi era la banda. Sono costanti importanti perché, vedremo brevissimo, queste due costanti determinano la banda e l'SNR garantito in ricezione della modulazione. E si capisce anche perché questi determinano la banda del segnale, perché in questo esempio qui il messaggio ha un'unica frequenza, va bene? E un'unica ampiezza. Ma supponete che questo messaggio è complesso e questo messaggio cambia nel tempo la sua ampiezza. Maggiori sono i valori dell'ampiezza del messaggio, e maggiori saranno gli scostamenti della frequenza di questo componente qui. Ma questo scostamento da FC, lo scostamento da FC, è esattamente la banda necessaria alla trasmissione, perché sarebbe la banda del segnale trasmesso. Qui se il messaggio ha un'ampiezza molto grande, vuol dire che le variazioni del messaggio si rifletteranno in variazioni di frequenza dalla portante, e qui si rifletteranno in un ampio porzione di banda occupata sul canale. Più è grande il beta, più è grande il messaggio in modulo, più sarà grande l'escursione di frequenza attorno a FC, più sarà grande la banda occupata sul canale. Ma lo vedremo a breve. Questa tipica che sono indici importanti questi qui. Ok? Mancano 15 minuti, ce la facciamo tranquillamente. Anche per questo formato di modulazione vedremo e riporteremo qui a fianco i parametri più importanti che la contraddistinguono, che sono la potenza trasmessa, la banda occupata sul canale e l'SNR. Ok? Per far questo valuteremo la PSD del segnale modulato, perché poi integrandola avremo la potenza e diagrammandola andremo a vedere la banda. Tuttavia questo formato di modulazione è non lineare, perché sto cambiando la frequenza della portante, quindi chiaramente una operazione non lineare. Posso creare nuove frequenze rispetto a quelle che avevo in ingresso, quindi. Ed è piuttosto complesso descrivere la PSD del segnale modulato. Per far questo quindi, cioè valutare la PSD,
nella pratica si utilizzano metodi numerici, si fa a calcolatore. Ma giusto per avere una mezza idea di come vanno le cose, cercheremo di valutare la PSD del segnale modulato nel caso di semplicissimo segnale trasmesso. Scusate, segnale da trasmettere. Questo qui. Quindi faremo un altro esempio e cercheremo di vedere che aspetto ha la PSD del segnale trasmesso, la PSD di X, quando il segnale da trasmettere, quella informazione MT, è quello lì sopra. Quindi quando MT è un A seno di 2π greco F con M, scusate, beta, A coseno di 2π greco F con M. In questo caso il segnale trasmesso ha questa espressione. Dove beta fa beta con P o beta con F a seconda se sia una modulazione di fase o una modulazione di frequenza. E alfa fa pi greco mezzi o 0 a seconda si tratti di una modulazione di fase o di frequenza, in modo tale che con questa espressione mi porto dietro entrambi i formati di modulazione. Vedete? Quando sto facendo una modulazione PM, allora questo beta diventa beta con pi, cioè kp per a, e siccome alfa fa pi greco mezzi, questo è un coseno, esattamente quello che abbiamo lì in alto a destra. Quando invece sto analizzando una modulazione FM, allora beta fa beta con F, cioè KFA diviso F con M, e alfa fa 0 e di conseguenza rimane il seno. Quindi con un'unica espressione mi porto dietro i due segnali modulati in PM e FM. Va bene? È piuttosto complicato questo segnale. Come calcolare il PSD? Il primo step è scriverlo in termini di parte reale di un esponenziale. Complesso. Fatto questo però mi rendo conto che questo oggetto qui è periodico, di periodo 1 su F con M, perché c'è un seno qui, e dunque può essere espresso in serie di Fourier. Serie di Fourier è un'armonica a frequenza K F con M, e scritto in questa maniera vedremo che sarà più facile calcolare l'autocorrelazione e di conseguenza la PSD. Dobbiamo solo trovare che espressione hanno i coefficienti di Fourier C con K. Ma questa è un'operazione semplice, l'abbiamo fatto molte volte, l'avete già fatto a teoria dei segnali. Il kappesimo coefficiente della serie Fourier è 1 sul periodo, F con M, integrale sul periodo,
sarebbe la trasformata di Fourier di un generatore, ma un generatore può essere semplicemente il segnale periodico troncato al periodo. E se fate l'integrale su tutto R del segnale troncato al periodo, è come se stesse facendo l'integrale sul periodo. Il segnale periodico è quel segnale lì sopra, elevato a I beta seno di 2 pi greco F con M T più alfa, e poi elevato a meno 2 pi greco I F T, trasformata di Fourier, ma va presa ai punti K sul periodo, cioè K per F con M. Questo è il cartesimo coefficiente della serie di Fourier. Scritto in questi termini è un po' complesso, appare un po' complicato, in realtà è più semplice di quello che sembri. Basta fare un opportuno cambio di variabile e ci accorgeremo che quell'integrale è un integrale noto. Il cambio di variabile che propongo è chiamare la quantità 2 pi greco f con m t più alfa, chiamarla zeta. In questo caso questo integrale diventa dt è dθ diviso 2π f con m. F con m semplifica, rimane 1 su 2π. Quando t fa 0, θ fa alfa. Quando t fa 1 su f con m, θ fa 2π più alfa. Rimane elevato a I beta seno di θ. E poi questo termine è alfa meno delta. E il termine alfa, siccome dipende dal tempo prima e da teta, variabile integrazione adesso, lo porto fuori all'integrale. L'integrale è l'espressione di una funzione nota che si chiama funzione di Bessel del primo tipo di ordine k, e si chiama, si indica col simbolo jk calcolato in questo punto beta. È una funzione che vedrete altre volte nell'ingegneria. Questo integrale qui è una funzione reale che si chiama funzione di Bessel del primo tipo di ordine k valutata nel punto beta, e si indica un j con k di beta. Ok? Quindi possiamo riscrivere il segnale x e t di cui stiamo tentando di calcolare la correlazione in altra maniera. Proseguo qui. E abbiamo parte reale di AC J con K di beta elevato a
2πi fct, quindi i volt 2πi fct, che è questo termine. Poi c'è questo termine, kf con m, e poi c'è il termine di fase c con k che si chiama k alfa. Ok? Potete farlo anche voi sostituendo c con k con quell'espressione che abbiamo appena calcolata e mettendo dentro l'espressione del segnale modulato. E manca la sommatoria, scusate. Mi trovate? Poiché abbiamo la parte reale di un esponenziale, stiamo semplicemente parlando del coseno. E come vedete già da subito, anche se il messaggio da trasmettere aveva banda finita pari a W, in questo caso W faceva F con M, nel segnale modulato sono presenti tante armoniche a frequenza FC, FC più F con M, FC più 2F con M, FC più 3F con M e così via. La banda si è allargata. Si vede da subito, vedete? È la somma di tante componenti. Ma in questa sotto questa espressione, con questa forma, è anche facile calcolare immediatamente l'autocorrelazione, che è una somma di coseni. La correlazione sarà AC quadro coseno. Il che conferma che ci sono, c'è stato allargamento in frequenza dello spettro, della banda. Quando avete la somma di sinusoidi, l'autocorrelazione è ampiezza quadrata della sinusoide coseno. La PSD è segnale trasmesso, quindi S con X di F è a C quadro quarti, perché la trasformata di questo, ma trasformata di un coseno, è delta più delta meno diviso 2, quindi a C quadro quarti, sommatore su K appartenente a 0, C con K quadro di beta, delta FC più F
meno FC meno K F con M più delta F più FC più K F con M. Faccio un disegnino qui, è come se avessimo col termine 0 ho una frequenza, una delta a frequenza FC, poi col termine K uguale 1 ho una coppia di delte a più o meno F con M rispetto a F con C. Poi quando K fa 2 ho altre due delte, ha più o meno 2 F con M da F con C, vedete? E così via. C'è una delta ogni F con M, un F con M a destra e una a sinistra rispetto a F con C, 2 F con M e 2 F con M a destra e 2 F con M a sinistra rispetto a F con C e così via, sono infinite. Chiaramente non hanno tutti quanti la stessa energia, a un certo punto in poi saranno così piccoli i coefficienti di larghezza qui che la potenza di ognuna di queste delta è così piccola e trascurabile. In particolare i termini G1 K beta quadro sono trascurabili per K maggiore o uguale di beta più 1, perché se andate a vedere l'aspetto della funzione di Bessel modificata del primo ordine, scusate, del primo tipo di ordine K, vedrete che quando l'ordine cresce fissato argomento x, la funzione si sposta verso destra e parte da 0 e quindi diventa sempre più piccola. In particolare se vi fermate a beta più 1, in questo caso avete già preso il 98% della potenza del segnale. Quindi in questo esempio qui, fermandosi a beta più 1, quindi prendo beta più 1 delta a destra e beta più 1 delta a sinistra, quindi la banda è 2 volte beta più 1, cosa? F con M, perché ognuno è anche F con M. In questo esempio numericamente potete vedere che già state al 98% della potenza, ok? 1 professore, prego. Più 1? Sì, più 1. Cioè quello più 1, quella, cioè contando quella in FC? Oppure così? 2 beta più 1. Cioè, ho beta più 1 delta dopo delta dopo FC. Ho beta più 1 delta dopo FC e beta più 1 prima. Questo qui quanto è ampio? 1 F con M. Questo 2 F con M, 3 F con M. Se beta più 1 si chiama 3, ah, okay. Questo è un beta più 1 F con M, ci sommo un altro beta più 1 F con M e ho preso destra e sinistra, ok? Ok, sì, perché non sto più chiaro, è più chiaro? Okay, okay, sì, perfetto. Grazie. Come vedete la banda del segnale da modulare era F con M, la banda occupata sul canale è più grande, è 2 beta più 1 volte F con M. E l'indice modulazione dice anche quanto sta crescendo la banda del segnale modulato. Più è grande l'indice modulazione e più crescerà la banda del segnale modulato. Ma quello era ovvio perché purtroppo ho cancellato, ma l'indice modulazione era proporzionale al massimo del messaggio. Ed è anche giusto perché più il messaggio ha un'ampiezza grande,
e più la variazione frequenza rispetto alla frequenza centrale FC sarà grande, e dunque più grande sarà la banda occupata. Nel caso generale di segnale che non sia così semplice e quindi completamente inutile, questo non ci serve a nulla, è soltanto un esempio che abbiamo fatto. Nel caso di segnale generico, segnale trasmesso, bisogna trovare la banda radio numerica, ma una regola abbastanza rozza che però più o meno funziona è la cosiddetta regola di Carson, ed è che la banda occupata sul canale è circa uguale a 2 beta più 1 la banda del segnale da trasmettere. Nel nostro caso F con M è proprio la banda del messaggio, quindi P con C circa uguale a 2 beta più 1 W, regola di Carson. Se volete essere più precisi, dovete prendere il messaggio e trovare l'autocorrelazione e farvi una stima da TSD e valutarla. La potenza trasmessa autocorrelazione in 0, il coseno scompare, la somma che c'è con K quadro di beta fa 1 per ogni beta, e dunque esce fuori a C quadro mezzi. Ma era ovvio, era un coseno. La potenza è così, a C quadro mezzi. E lo metto da parte. A questo punto ci fermiamo un attimo per una pausa, perché l'SNR lo vogliamo dopo. Una breve pausa.